Per la prima volta nel Vangelo di Giovanni, Gesù chiede amore verso se stesso, ma lo fa soltanto dopo aver manifestato al massimo la sua capacità d'amore, facendosi servizio per i suoi, dopo aver lavato loro i piedi. Siamo al capitolo 14 del Vangelo di Giovanni, dal versetto 15. Gesù dice: "Se mi amate", quindi per la prima volta chiede amore verso sé, "osserverete i miei comandamenti." C'è un unico comandamento che Gesù ha lasciato nel corso della cena, è di amarsi gli uni gli altri come lui li ha amati, cioè come lui li ha serviti. Allora Gesù dice: "Se mi amate, servitevi gli uni gli altri." Non è un amore che Gesù richiede verso se stesso, ma la prova dell'amore verso Gesù è l'amore scambievole che si fa servizio verso gli altri. Ebbene, come risposta a questo amore, Gesù annuncia che pregherà il Padre ed egli vi darà un altro, e qui c'è un termine greco, paraclito, che è difficile da tradurre nella nostra lingua. Significa colui che viene in soccorso, colui che aiuta, colui che difende, il protettore. Non è un nome dello Spirito, ma è una funzione. Gesù, fin tanto che era vivo, provvedeva lui a questa funzione di pastore che protegge i suoi, che è pronto a dare la vita per gli altri. Bene, ora che non ci sarà più, ci sarà il suo spirito. E sarà un vantaggio questo, perché dice Gesù, perché rimanga con voi per sempre. Mentre Gesù non sempre poteva essere con i suoi discepoli, il suo spirito sarà sempre nella sua comunità. Il fatto che rimane per sempre significa che l'azione di questo spirito non interviene nei momenti di pericolo, nelle situazioni di emergenza, ma le precede. Questo dà piena sicurezza, piena serenità alla comunità cristiana. Gesù definisce questo spirito lo spirito della verità. La verità è l'amore che si fa a servizio e dice che il mondo non lo può ricevere. Il mondo è il sistema di potere che è incompatibile con l'amore che si fa a servizio. Infatti dice perché non lo vede e non lo conosce. In questo Vangelo quelli che non conoscono Gesù, quelli che non conoscono il Padre, sono le autorità religiose. Chi vive in un ambito del potere non può neanche minimamente capire cosa significa un amore che si fa a servizio. E Dio è questo. Voi lo conoscete perché egli rimane evangelista. Gesù adopera lo stesso verbo dello Spirito che rimane su Gesù, che rimane presso di voi e sarà in voi. Come lo Spirito rimane in Gesù, così questo Spirito rimane nella comunità dei credenti. E poi Gesù dà una sicurezza. Sta annunziando la sua morte. Non vi lascerò orfani, ma verrò da voi. La sua non sarà un'assenza, ma una presenza ancora più intensa. Ancora un poco il mondo non mi vedrà più, il mondo di potere non lo potrà più vedere fisicamente, invece voi mi vedrete. Cosa significa? La sintonia con la vita di Gesù lo rende presente, vivo, vivificante all'interno della sua comunità, perché io vivo e voi vivrete. Chi nella sua vita nutre gli altri sperimenterà sempre colui che si è fatto pane di vita per alimentare i suoi. In quel giorno, è il giorno della morte e dell'effusione dello Spirito, annuncia Gesù, voi saprete che io sono nel Padre mio, quindi nella pienezza della condizione divina, e voi in me e io in voi. Si realizza quello che da sempre l'Evangelista aveva annunziato. Dio è amore che chiede di essere accolto per fondersi con gli uomini e dilatarne la capacità d'amore in modo che la comunità diventi l'unico santuario visibile nel quale si radia l'amore di Dio. Nella comunità dei credenti, Dio assume il volto umano e gli uomini assumono il volto divino. E conclude Gesù, chi accoglie i miei comandamenti, di nuovo sottolinea che sono i suoi comandamenti, non sono i comandamenti di Mosè, è l'unico comandamento. Le attuazioni pratiche di questo unico comandamento, amore che si fa servizio, per Gesù sono importanti come i comandamenti. E li osserva, questi è colui che mi ama. Quindi l'amore verso Gesù non è rivolto verso lui, ma si dirige verso gli altri nella pratica dei suoi comandamenti, cioè nel far propri gli stessi valori di Gesù. Più gli uomini sono umani, e più permetteranno al divino di affiorare in esso. Questa è la sintonia d'amore di Dio con gli uomini e degli uomini con Dio. E infine la conclusione: chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Quindi Gesù conferma che se c'è questo dinamismo di un amore ricevuto che si trasforma in amore comunicato, la comunità diventa l'unico santuario dove si manifesta l'amore del Padre. Tanto più grande sarà la risposta degli uomini all'amore verso gli altri, quanto più grande sarà la risposta del Padre
con nuove fusioni di spirito e nuove capacità d'amore ai suoi.